Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, mi sono appena lavata i capelli, tra l'altro mi è entrato un po' di shampoo nell'occhio e adesso mi brucia tantissimo, si è anche arrossato un pochino. E mi sono lavata i capelli perché ieri siamo andati in gita con la classe e sono arrivata a casa, mi sono fatta giusto una bella doccia, ma i capelli, veramente, vi dico la verità, non avevo voglia perché ero stanchissima. Allora, non è stata, devo dire la verità, una gita stressante, come sono poi in realtà le gite, perché giri tutto il giorno, comunque la responsabilità di tanti bambini. È stata una gita piuttosto rilassante. Siamo andati all'acquario di Genova. Inizialmente l'abbiamo tutti un po' sottovalutato, sia noi che i bambini, perché è un posto che bene o male hanno visitato tutti, negli anni hanno visitato più o meno tutti quelli che abitano comunque vicino, e quindi appunto lo davamo un po' per scontato. Invece c'è stata la grande sorpresa perché, vabbè, al mattino l'abbiamo girato noi, abbiamo poi pranzato nella piazzetta lì vicino, non c'era nessuno, quindi ci siamo proprio goduti questa piazza, hanno mangiato, hanno giocato, si sono divertiti un sacco, senza regole proprio. E poi siamo tornati all'acquario dove ci aspettava la ragazza e ci ha fatto fare questa visita guidata sui supereroi del mare. Siamo rimasti tutti a bocca aperta perché abbiamo imparato e conosciuto cose che assolutamente non immaginavamo di certi pesci. Siamo rimasti veramente tutti a bocca aperta, i bambini erano contentissimi, facevano domande, erano proprio interessati a questi argomenti. Tant'è vero che poi la guida, una volta che abbiamo finito il nostro giro, si è girata da me e la mia collega, ha detto: ragazze, complimenti, perché mi capita poche volte di vedere classi così educate, così composte, dal momento che dicevamo: allora bambini, fila per due che continuiamo il giro, loro in fila per due, in silenzio assoluto all'interno dell'acquario. No, ci hanno fatto i complimenti perché veramente sono stati bravissimi. E quindi devo dire che questa cosa ci ha aiutato a vivere questa esperienza in maniera davvero molto più rilassante. Ho appena lavato i capelli perché ieri mi sono fatta una bella doccia calda, mi sono restaurata un pochino, ma i capelli ho aspettato questa mattina per averli poi belli puliti nel weekend. Tra l'altro mi sono resa conto, uno, che sono cresciuti tantissimo e poi, oltre ad essere cresciuti tantissimo in lunghezza, si sono molto molto infoltiti. Voi ormai mi conoscete da anni, conoscete i miei capelli e non so se lo vedete anche voi che sono raddoppiati, probabilmente grazie anche alle vitamine che prendo. Devo dire che sono molto molto contenta, me li sento molto forti nonostante io abbia problemi di psoriasi in testa. Poi questo periodo è deleterio, deleterio. La primavera, per chi soffre di questo problema, lo sa, però sono comunque belli forti. Appunto, mi sono fatta la doccia, adesso andrò giù a truccarmi, ma volevo fare prima due chiacchiere con voi. Ieri sera sono arrivata a casa dai vari poi giri dopo il lavoro, abbiamo cenato, poi ci siamo messi subito a letto perché eravamo cotti tutti e tre. Pietro e Nea si è addormentato tempo zero e noi ci siamo guardati Quarto Grado, che ormai lo sapete, per me l'appuntamento fisso del venerdì sera è Quarto Grado, tant'è vero che quando magari mi chiedono andiamo a mangiare una pizza, io dico sempre: ragazzi, domani, perché stasera c'è Quarto Grado. Poi questa settimana diciamo che ho guardato i diversi programmi TV perché mi ha colpito tantissimo, ma credo come tutte voi, il caso Pifferi. Questa cosa mi ha veramente, questo caso mi è entrato proprio dentro perché mi ha lasciato delle emozioni un po' contrastanti, perché vabbè, c'è stata, come sapete tutti, la sentenza, una sentenza
giusta, sbagliata, non voglio entrare in merito, però questa bimba fortunatamente, almeno in questo primo grado, ha avuto giustizia, una bimba così piccola, io mi chiedo. Mi sono fatta poi un po' di valutazioni questa settimana, ne ho parlato anche con amiche, perché è veramente un caso rarissimo, rarissimo. Io mi chiedo, togliendo il fatto di tutto quello che è successo, io non voglio entrare in merito, uno, perché non sono un giudice, due, perché non sono un avvocato, tre, perché non ho le competenze per poter entrare in merito a questa situazione. Però togliendo il fatto dell'azione che ha fatto la mamma, che è pessima, è da punire con la pena più dura, io però mi chiedo, la famiglia, una mamma comunque, una nonna distrutta, una zia distrutta, è evidente agli occhi di tutti, però... Per quello che ho potuto vedere io, per quello che abbiamo potuto vedere noi attraverso la televisione, io mi chiedo, ma una mamma così, perché già solo dal modo in cui parla, le cose che dice, non basta per capire che questa mamma non è in grado di crescere sua figlia da sola. Cioè, mi sembra una cosa veramente assurda il fatto che si sia mostrata con questo sorriso sempre un po' pericoloso, perché si vedeva queste parole dette. Io mi chiedo, ma com'è possibile lasciare dei bambini a delle persone così, persone che mostrano un disagio, mostrano una difficoltà psicologica, interiore, sociale, una persona comunque sola, una persona senza una vita esterna, quindi con degli amici, una famiglia. Mi chiedo, ma come si fa a lasciare a una sorella o a una figlia? A una figlia, una bambina così piccola. Io mi chiedo, ma gli assistenti sociali, io mi chiedo, la nostra società, ma come può arrivare a fare tanto? Perché questa persona ha fatto quello che ha fatto, ma un po' di colpe, a parer mio, ce l'hanno anche le persone che, tra virgolette, sapevano che questa persona poteva avere dei problemi gravi o non necessariamente gravi, cioè un problema, è evidente agli occhi di tutti. Io veramente sono sconcertata, sconcertata. Comunque, chiudiamo questo caso. Io mi auguro che la situazione in questo mondo cambi, che si faccia più attenzione a certe mamme, a quello che fanno, a quello che dicono nella vita già quotidiana. Perché da lì si capisce se una persona è in grado di crescere un essere, un bambino, una persona che poi diventerà un adulto. E se già un genitore ha dei problemi, questo bambino inevitabilmente crescerà così, crescerà nel disagio psicologico più assoluto. Comunque, vabbè, speriamo che queste cose non accadano più, anche se dubito, perché ormai questo mondo è marcio. Allora, io adesso finisco di prepararmi. Oggi mi sono messa questa camicia di Zara con questo pantalone di motivi preso qualche anno fa per un battesimo. Adesso vado giù a truccarmi, c'è Pietro appunto giù che mi aspetta e poi andremo a prendere mia nonna e andiamo a fare colazione insieme a mia nonna, mia mamma, mia sorella e ci godiamo un po' la mattinata. Oggi pomeriggio relax, questa sera andremo a mangiare la pizza con dei nostri amici e poi domani semifinale di Pietro Enea.
quindi sarà una giornata, verrà tra l'altro anche la sua amica del cuore, perché lui desiderava avere la sua amica del cuore con lui il giorno di questa semifinale, quindi ho chiamato sua mamma, ho detto guarda domani posso prenderla per, quindi verrà a pranzo da noi e poi andremo alla partita. Un'altra novità, ma di questo ve ne parlerò dopo, siamo andati in due negozi a vedere la cucina. Adesso mi ha chiamato, questa settimana mi ha chiamato l'architetto, mi ha detto che ci sono i progetti praticamente quasi pronti, quindi riuscirò a mostrarvi anche la cucina, l'idea che abbiamo pensato per sviluppare poi la nostra cucina, che non sarà una cucina gigante, sarà una cucina più grossa di quella che abbiamo, sicuramente più grande, però strutturata in maniera diversa, anche perché l'interno della casa adesso, vabbè, la signora lo sta svuotando, ha già praticamente tolto quasi tutto e ha cambiato già aspetto, nel senso che vederla già quasi vuota ci rendiamo conto molto meglio degli spazi che ci sono. Adesso volevamo iniziare a tagliare l'erba per tenere l'esterno sempre pulito, ordinato, anche perché l'esterno, praticamente il giardino, non è da toccare, e ci dedicheremo alla parte dentro. Siamo molto molto contenti. Spesso mi chiedete di farvi vedere poi gli esterni e gli interni vuoti. Comunque adesso io mi preparo, poi ci vediamo dopo e vi spiego tutto. Allora, eccomi in bagno, vi do una truccata. Tra l'altro devo andare a comprare la crema quella colorata, perché in questa stagione non metto più il fondotinta, a parte che quest'anno l'ho messo pochissimo perché essendo andati via a febbraio non l'ho poi praticamente più messo. Ho iniziato a mettere di nuovo la Lavenne. Per le nuove iscritte utilizzo la Lavenne quella con protezione, quindi la crema colorata, protezione 50, così quando c'è il sole la pelle viene protetta e dà un po' di colore. Poi come terra utilizzo questa dell'Astra che mi ha regalato mia cugina Natale. Mi piace, anche se io sono amante delle creme, quindi il fard in crema e il blush in crema. Poi anzi, quasi quasi, se l'ho portato su, vediamo un po', sì, l'ho portato, forse non l'ho preso, perché in questa borsa tengo le cose che utilizzo di più. Questo è il mio blush della Milk, che adoro, è in crema, ormai sono 4-5 anni che lo uso. Da noi Sephora ha chiuso, ma me ne ero fatta una bella scorta quando sono andata a Milano. Ecco qua. E poi un po' di illuminante, che sabato, illuminante qui, un po' qui. Inizio già a avere il mio naso rosso con un sacco di lentiggini. E poi il mascara che sto praticamente portando alla fine, questo di Mesauda, che infinito, questo mascara mi era stato regalato da Marianne Oede, la profumeria, quando mi ha chiamata come testimonial del nuovo negozio qua in zona. Allora, io sono pronta, anzi quasi quasi, dato che è sabato metterò anche
questo di rossetto vado a mettere sempre il mio blush della Milk, che è Lips and Cheek, quindi labbra e guance, un colore molto delicato. Questo è l'effetto del rossetto. Allora, adesso veramente ho finito e vado a portare i vestiti a Pietrenia, perché è giù che gioca e secondo me di uscire voglia non ne ha. Eccomi qua, allora è domenica, ieri poi non sono riuscita a registrare perché siamo stati in giro praticamente tutto il giorno, poi siamo venuti a casa di fretta, ci siamo lavati, cambiati e siamo andati a cena. Io ho un raffreddore pazzesco, ma veramente pazzesco. Tra l'altro è saltata la luce questa mattina, io non ero a casa, non me ne sono accorta e adesso non va più il piano induzione. Tra poco dovrebbe arrivare Mauro in soccorso e vedere cosa caspita è successo, anche perché il piano induzione io lo lascio qua insieme alla cucina e mi dispiace dare la cucina senza il piano di induzione. Speriamo si possa risolvere. Allora, stamattina vi parlavo appunto dei capelli, delle vitamine, quindi ne approfitto per lasciarvi uno scontino, perché so che voi siete sempre super interessate allo sconto delle vitamine Virs Benefit. Io ne ho un po', allora sto utilizzando queste alla cheratina, poi queste tra l'altro hanno un gusto di frutta pazzesco, a differenza delle altre sono fatte a caramella. Io ultimamente sto prendendo appunto quelle alla caratina per i capelli e le unghie. Nel frattempo ieri pomeriggio sono riuscita anche ad andare a fare le unghie, perché erano in uno stato pietoso. Utilizzo quelle per i problemi gastrointestinali. Ci sono queste che preparano la pelle al sole, anche perché ormai ci siamo quasi, quelle per i capelli, e poi anche Pietrenia prende le sue per il sistema immunitario. Ormai sono anni che le utilizzo, mi trovo benissimo, i risultati li vedo perché lo vedo sia sui capelli che sulle unghie. Io non faccio più il gel, ma faccio il semi permanente, d'inverno lo faccio a casa, invece in questa stagione lo faccio dall'estetista, perché dura un pochino di più, anche appunto perché in questa stagione inizio a toccare molto più l'acqua, la terra per i fiori e tutto, quindi preferisco farvelo fare da lei. Tra l'altro sto andando da una ragazza bravissima, non mi prende neanche tantissimo, un negozietto molto carino, e per quest'estate, questa primavera e quest'estate mi affiderò a lei. Per quanto riguarda lo sconto, io vi lascio lo sconto qua in info box, vi lascio scritto qua sotto il mio codice e avrete il 40% di sconto con una spesa minima di 40 euro. Approfittatene, perché ragazze, parola della Ale, sono molto 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 valide e i risultati li vedete praticamente nell'immediato. Allora adesso io preparerò la cena, non so che cosa preparare. Il tempo è di nuovo pessimo, farò sicuramente qualcosa con il bimbi, santo bimbi, perché rimanendo senza piano di induzione riesco almeno ad utilizzare lui. Io sono, come vi ho detto prima, piena di raffreddore, anzi adesso ne approfitto anche per prendermi una tachipirina, perché ho un inizio di mal di testa. Nei prossimi giorni vi aggiorno sulle novità, perché finalmente la casa è ufficialmente venduta, quindi siamo felicissimi, perché
nel giro di pochissimo siamo riusciti a vendere questo alloggio. Non ce l'aspettavamo in maniera, cioè non ce l'aspettavamo assolutamente che fosse una cosa così immediata. I ragazzi sono contentissimi, ci siamo visti lo scorso pomeriggio e quindi questa è una bella novità. Poi comunque vi racconto tutto quello che abbiamo fatto in queste settimane. Comunque, ragazze, io con questo video vi saluto, vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!